Bella a tutti ragazzi, bentornati ad un nuovo video tutorial. E in questo video vi farò vedere come andare a creare una catena con Cinema 4D, come questa. E è molto semplice, allora iniziamo subito con il tutorial. Cancello queste cose. Allora, innanzitutto io metto subito le misure 1280x720. Poi andiamo su qui e ti apprendiamo un rettangolo. Andiamo su larghezza, lasciamo a 400, altezza mettiamo 600. Che cazzo ho fatto? Non lo so. 600. E poi su smussatura mettiamo 200. Ok. Poi prendiamo un altro rettangolo. Mettiamo 150. Altezza sempre 150. E smussatura 75. Ok, fatto questo, andiamo qui e mettiamo sweep names. Non so come si dice, ma l'ho detto lo stesso. Aspetta, fammi rispondere. Questo qua è l'altro deciser di merda. Tu madre. Ok, fatto. Hai rotto il cazzo. Rifiuta. Allora, continuiamo con il tutorial. Andiamo a rimpicciolire un po' quest'anello. Rompo il cazzo, tua madre. Sto. Ok, mo sta zitta. Ok, poi andiamo su MoGraph, clona. Mettiamo questo dentro a clona. Udi. Andiamo su conta, mettiamo 10. 110, anzi pure di più, pure 20. Ok, poi andiamo qui e mettiamo su Y, mettiamo 190 e qui se non sbaglio è 75. Ecco fatto, la catena è praticamente fa. Ecco, vedi, se avete un imprevisto come questo, che l'anello non va bene qua, basta che abbassate questo. Ecco, e adesso è fatto. Niente ragazzi, il tutorial è finito e ci vediamo a un prossimo tutorial tra 3 giorni. E bella ragazzi, bye bye.